Tra pochi mesi, ragazzi, potremo conoscere quello che sarà il destino dei nostri Vendicatori all'interno di questo MCU. Questa volta sono state trapelate delle informazioni grazie a 4chan, un forum cugino di Reddit con un protocollo molto più informale. È già un miracolo che sia ancora in piedi, mi sa che questo qua è il quarto. Ricordati che portiamo sempre sul canale del contenuto che piace tanto al Ronin. Se non ti sei ancora iscritto, questo è il momento giusto per farlo. Ed è facilissimo farlo. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella e bingo! Later medio dirà: ma guarda quanti iscritti, saranno falsi. E invece no, perché siete voi che vi iscrivete, perché io ve lo ricordo ogni volta. Geniale, vero? Io sono Likes The Channel. Proprio in questi giorni sono trapelate in rete delle informazioni piuttosto interessanti su Endgame. Nuovi rumor, speculazioni che potrebbero suggerire la trama del film. In passato questo forum 4chan ha già fatto centro, ragazzi, per quanto riguarda delle indiscrezioni leakate di Infinity War. Chissà se anche questa volta ci azzeccheranno qualcuna. E partiamo perché la trama girerebbe moltissimo attorno al rapporto non omosessuale di Tony Stark e Steve Rogers. Questo per il dispiacere di tantissime consumatrici di yaoi giapponese. E tu ti starai chiedendo a questo punto: ma come fa Likes a conoscere il termine yaoi? Diciamo che abito con una maniaca sessuale. Inoltre, ragazzi, nella scena del TV spot in cui il capitano stringe la cinghia con vigore, noi lì saremo testimoni di un emotivo discorso tratto direttamente dai comics. Wow! Per quanto riguarda Tony Stark, verrà salvato dalla fame, ok, e ad un certo punto troverà il modo per armonizzare la sua armor con quella di macchina da guerra Iron Patriot, partorendo così il cannone ai protoni tanto temuto dal sommo titano. Io me lo immagino già questo Iron Man che spara al titano mentre esclama: pugnala questo melanzano bastardo! Noi abbiamo parlato tempo fa di questo cannone e a quanto pare ci sarà, e sarà potentissimo. Nel primo tempo del film si vedrà il confronto degli Avengers rimasti con la dura realtà, con l'apocalisse. I cittadini, come sempre, senza sapere cosa sia accaduto in realtà, incolpano i Vendicatori. Le proteste saranno tante e violente. Gli Outriders ne approfitteranno per colpire. Gli Avengers invece saranno ben nascosti. Tuttavia, il Cap frequenterà la terapia di gruppo. Thor e Rocket vanno alla ricerca di Thanos senza però ottenere risultati. Thor non riesce a darsi pace in alcun modo. È molto turbato, non riesce a scacciare i nervi, anche se Rocket e la sexy Valkyria ci provano. La Romanoff segue le tracce di Clint Barton. War Machine invece rimane nel quartier generale degli Avengers e sarà lui ad aprire la porta ad Ant-Man. Infattamente, nel TV spot del Super Bowl sono insieme. Questa scena epica in cui camminano sarebbe l'inizio di un serio allenamento. Un allenamento che sarà epico. Dopo la perdita e il sacrificio di Gamora, Thanos sarebbe più instabile che mai mentalmente e in qualche modo riesce a scoprire cosa hanno in mente i Vendicatori per cancellare il suo lavoro. E così si tiene pronto a contrastare i ragazzi, mettendo però l'armatura, perché dopo lo schiocco il suo fisico sarebbe molto provato. Poi ci saranno dei funerali di stato dentro le bare e chi ci sarà noi non lo sappiamo, ma quello che sappiamo invece è che quel buon uomo di Stan Lee darà un discorso molto toccante in nome degli eroi. Io personalmente sono un duro, non piangerò assolutamente. Meno male che i cinema sono al buio, perché se no la mia integrità da macho messicano latino faceva la stessa fine di Ned Avelir. E per finire, ragazzi, il ruolo importantissimo di El Ronin. E che cosa farà questo El Ronin? Sarà il guardiano. Lui sarà il guardiano dell'ingresso al regno quantico. Ma perché scegliere lui? Comunque lui dovrà proteggere questo ingresso, ok? Va bene? E inoltre non è finita ancora. Ma perché danno a lui questi compiti? Dovrà anche proteggere il guanto dell'infinito di Tony Stark. Wow! Wow! E noi abbiamo già parlato seriamente di questo guanto di Tony. Ve lo ricordate il video? Il viaggio a Ned Avelir e poi la ricerca delle gemme in altre realtà? Eh no, qua bisogna far così perché arrivano sempre iscritti nuovi e dicono:
Che cazzo stai dicendo, Lex? Sei scemo? Ok, sono scemo, però è meglio a volte finire di guardare un video prima di lasciare un commento. Sarebbe fantastico. Come quella volta in cui ho parlato della teoria degli Avengers del passato che lottavano fianco a fianco con quelli moderni. Ma voi lo sapete quante persone hanno commentato? Ma Ela non ha spaccato il martello? Non lo ha distrutto? Madonna, facepalm, troppe. Ecco, io vi mostrerò qualcuno. Magari la prossima volta guardano il video prima di commentare, dai. Tu cosa ne pensi? Lasciamelo sapere nei commenti. Come pensi che sarà strutturato l'universo Marvel post Endgame? Siete già andati a cercare la parola yaoi su internet? Ma lo sapete che c'è qualcuno che è andato a dire alla fantastica Barbie Xanax che io gli ho dato della stronza? Vorrei sapere tanto chi è stato, ma tanto. Barbie Xanax, ma dai. Strunz, mai nella vita. Skrull, casomai. Ciao. We love you. Pubblicità. Saurus Likes. Video tutti mercoledì e giovedì quando mi pare alle 7.